Ciao a tutti ragazzi, eccoci qua, siamo di nuovo, sono di nuovo Mazze Test, sono di nuovo qui con un nuovo video, quante volte ho detto nuovo, vabbè, e come vedete sono diventato molto alto, la casa si è abbassata, no, sono in piedi su una fornace. Non ho fatto più tanti video su YouTube, come avete potuto notare ultimamente, più che altro per un problema di tempo. Perché ho dovuto preparare un esame per settembre ed era un esame abbastanza tosto di cui tra l'altro non so neanche l'esito, l'ho dovuto dare martedì e questo martedì della stessa settimana in cui ho caricato il video in pratica, in cui caricherò il video perché questo video non è ancora stato caricato, questo torso non mi serve più e in più avevo quel solito problema dei programmi per registrare lo schermo, essendo io un po' nabbo, un po' inesperto di queste faccende qua, ho dovuto perdere un po' di tempo dietro i programmi. Adesso questo che sto utilizzando adesso dovrebbe funzionare bene sia come livello di audio che registra sia interno quello del gioco, diciamo, che quello appunto del microfono. Infatti si dovrebbe sentire anche la mia voce e il rumore della ventola di sottofondo. Non dimenticatela mai, la mia carissima ventola del computer che fa girare tutto, ma che rompe un po' le scatole in fase di registrazione. E in più seleziona la parte di schermo, cioè si può scegliere la parte di schermo che si vuole registrare, si può far partire e pausare il video con delle scorciatoie da tastiera, si può scegliere anche il formato con cui salvare il video, i frame al secondo. E un sacco di altre cose molto, molto comode e sembra fatto davvero, 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 davvero bene. È stato fatto, da quello che ho capito, da un tizio che anche lui fa dei video su videogiochi, su GNU Linux. È brutto da dire video su videogiochi. Beh, dei video, dei gameplay. Ecco, dei gameplay su GNU Linux e quindi anche lui aveva bisogno di un programma e se l'è creato da solo. E adesso sta crescendo pian pianino, ci saranno delle nuove aggiunte che metterà pian piano, eccetera, eccetera. Nel frattempo, mentre parlavo, ho preso un po' di gomma, così giusto per fare qualche cosa, perché la gomma serve sempre. Come abbiamo visto, il nostro caro TreeTap si sta logorando pian piano. E non credo che sia elettrico questo, sì. No, appunto. Allora, proprio per ovviare questo tipo di problema, ho pensato oggi di fare una cosa bellissima. Yeah! Una cosa bellissima! Sì, esatto. E questa cosa bellissima sarà niente poco di meno che un mining laser. No, non sarà un mining laser in realtà. Cioè sì, forse faremo anche il mining laser, però più avanti. Sarà un Tool Workshop, che è questo affare qua. A cosa serve un Tool Workshop? Adesso lo vedremo. Intanto abbiamo bisogno di 5 wooden planks, 2 stone, un copper ingot e un diamond. Io mi dimenticherò tutto di sicuro, però allora, copper di sicuro dobbiamo usare questo. Un diamante. Ce ne rimangono sempre meno. Ah no, era qua. 2 stone, abbiamo detto, la stone è qua. Prendo questo, 1, 2, e 5 wooden planks, ce l'ho 5 wooden planks? No, devo andare a prendere un po' di legna. Allora andiamo a raccogliere un po' di legna. Dov'è che avevo messo gli alberi qua sotto? Sì, perfetto. Cosa? Ah, sto tagliando un albero con della polvere di rame. Vabbè. La polvere di rame non si offende, a me va benissimo lo stesso. A voi va bene? Spero di sì. Se non vi va bene, me lo scrivete in un commento. Mi dite, uè, Mazzetes, è meglio che tu non usi mai più quella polvere di rame, perché sennò mi offendo e non seguo più i tuoi video e morirai giovane. Ecco, morire giovane non morirò giovane lo stesso, però non importa. A parte le scemenze solite che io dico sempre, andiamo a costruire questo tool workshop. No, sto scherzando. Devo andare a cuocere
No, questo è il grinder. Devo andare a cuocere il mio lingottino. Ecco qua. Tra l'altro trovo una cosa abbastanza sciocca da parte di Mindtest, che ha sempre voluto la fedeltà, diciamo, la verosimiglianza del videogioco alla vita reale. Ho trovato un po' sciocco il fatto che qua c'è bisogno di una torcia, però se no la zona è un po' buia. Ho trovato sciocca l'idea di come gestiscono in pratica l'inventario, cioè la crafting table portatile, quella dell'inventario. Perché è molto grande e non perdi i pezzi quando chiudi l'inventario. Questa è una cosa un po' sciocca, a mio parere, perché non abbiamo più cavi. No, è un po' shock perché vorrebbe dire che tieni delle robe nell'inventario in più. Tu teoricamente potresti mettere 9 stacchi in più di roba qua, oltre al tuo inventario, e non ha molto senso. E poi, a parte che quest'idea di voler a tutti i costi rendere il Mindtest verosimile, secondo me lasciano il tempo che trovano. Anche perché, scusate, già di per sé uno non potrebbe tenersi tutta sta roba nell'inventario. Se un blocco è 1 metro per 1 metro, quanta roba vuoi tenerti nell'inventario? Sarebbe come avere, non lo so, migliaia di metri cubi di terra nello zaino. Cioè, non ha assolutamente nessun senso. Quindi, perché fare le cose tipo l'acqua, che non attutisce l'impatto del tutto adesso, perché così è più verosimile, piuttosto che la lava finita. Già l'acqua è infinita, quindi che senso ha? Cioè, no, non, Mindtest e Minecraft in generale, secondo me, non dovrebbero avere il presupposto di essere verosimili, perché non ha senso. È normale che la vita non sia uguale a un videogioco, neanche The Sims è uguale alla vita, diciamo, è proprio una cavolata. E quindi niente, abbiamo costruito il nostro tool workshop, adesso mettiamo a posto la roba dell'inventario che non ci serve più, tipo i cavi, che metteremo qua, e questo Circle Stone Break che metteremo qua, poi vado a riseminare gli alberi, andremo a riseminare gli alberi. Ecco, allora, questo è il nostro tree top che era un po' scarso, lo mettiamo qua. E pian piano, con un po' di energia, come vedete, si sta riparando. È più lento, dell'ultima volta che l'avevo utilizzato. Perfetto, come vedete, adesso c'è il tree tap che è perfettamente a posto. Ma con questo trucco possiamo anche riparare. Beh, trucco è uno strumento, diciamo. Possiamo riparare anche i picconi, le pale, comunque tutti gli strumenti soliti, diciamo, che. Però queste credo che le romperò, queste pale qua, quelle in mithril magari le riparerò, però queste qua di ferro non è che siano poi particolarmente importanti. E niente, quindi ci permette di riparare gli oggetti. Questo è molto comodo perché così non dobbiamo spendere un sacco di minerali per costruire dei nuovi strumenti. È molto comodo. Allora, adesso, visto che abbiamo fatto questo tool workshop e credo ci rimanga ancora abbastanza tempo, oggi non ho messo il timer, quindi non so da quanto sto registrando, e se sto registrando da troppo, scusatemi. Cioè, in realtà a voi non ve ne fregherà niente, probabilmente me ne fregherà a me perché ci metterò ore e ore a caricare il video. A questo punto andiamo a costruire quello che abbiamo visto prima, il signor Mining Laser. Questo è l'MK1, poi dopo ci saranno gli Mining Drill, che sono anche molto molto comodi. Sono più comodi del Mining Laser, solo che sono degli strumenti un pochettino più complessi, diciamo, perché comunque hanno bisogno di un Diamond Drill Head, un electric motor, le red energy crystal, e l'altro invece ha bisogno ancora, sono ancora più complessi gli altri due. Questo per esempio ha bisogno di un mining drill di livello 1, e questo ha bisogno di un mining drill di livello 2, quindi sono parecchio complessi. Io per oggi vado a costruire un mining laser, e
Semplice semplice che mi permetterà però comunque di scavare più rapidamente e di trovare più in fretta dei nuovi minerali per poter poi fare i mining drill successivi. Quindi andiamo subito a costruire le due ray battery che si costruiscono con copper, legno e tin. No, re... come si scrive? Battery. Eccolo. Copper tin copper, ok. Fortuna che abbiamo raccolto il legno. Copper tin copper, quindi 2, 1, 2. Perché ne abbiamo bisogno di 2, 1, 2. E il legno già ce l'ho nell'inventario, quindi andiamo a cuocere queste. Queste. E queste. Poi in futuro magari faremo un po' di automazione anche per i macchinari, eccetera, eccetera. Però per ora pian piano facciamo quello che riusciamo a fare. Allora, avrò bisogno di 12, quindi non ci siamo ancora. Perfetto. Un 2, un 2, un 2, un 2, un 2. Ogni tanto si fa sentire la mancanza di un mouse professionale. Poi qua avevamo bisogno anche di ferro. No, rebattery. Ma in inglese, di due ferro, un rame e un diamante. Ferro, ah, ne ho già. Due ferro, un rame. E un diamante. Pian piano stiamo esaurendo le nostre scorte di diamanti, ma non ci preoccupiamo perché tanto adesso col mining laser dovremmo scavare abbastanza in fretta senza troppi problemi. Certo, la scavata sarà meno precisa, meno pulita, meno bella, però ne guadagna comunque la rapidità. Poi il mining laser in realtà è uno strumento che si scarica molto rapidamente, quindi non è proprio l'ideale, diciamo, per delle lunghe scavate per ottenere minerali. Però comunque è comodo. Adesso lo stiamo caricando. Sta consumando un sacco di energia. Forse mi converrà poi dopo fare degli altri. Watermill piuttosto che degli altri delle altre fonti di energia, perché comunque vedete si ricarica abbastanza lentamente. Vabbè, comunque adesso io direi che andremo a provarlo giù sotto in caverna, però no, prima devo andare a piantare gli alberi. Ricordiamoci di non cliccare con questo, se no facciamo dei danni. Qua c'era un albero, ma non mi ha dato dei sapling. Non ci sono sapling, non c'erano. Il solito problema fastidioso delle foglie è che se sono vicino ad altre foglie non cascano. E quindi non danno neanche sapling. Cioè in realtà non è se sono vicino ad altre foglie, è se sono vicino a degli altri alberi. Il che però a mio dire è una cosa un po' sciocca, perché in un bosco se togli un albero e rimangono sulle foglie come qua. Vedete, è una cosa un po' scomoda. E
E via. Adesso liberiamoci di queste foglie che non mi servono. Ma tutto qua li devo togliere perché sono troppo vicino alle foglie, che scemo. Adesso cadremo. Dove ho ancora 11, ne ho, che barba. Via. Oh, che mi aveva dato un sapling, eccolo qua, perfetto. Dove andò? Ah, ecco. Ah, ma perché ne avevo già. Allora. Bien. Sono contento, quelle foglie sono anche sparite. Perfetto, quindi a questo punto, visto che ho anche ripiantato gli alberi, vado giù in caverna, scendo giù e ci rivediamo quando arrivo là. Ciao! L'ultimo scalino! Ok, ci ho messo tipo 30 secondi, un minuto per arrivare fin qua giù. Però adesso potremo sperimentare il nostro laser. Però paura che si scavò, mi distrugge tutto, punto. Ma no, che cazzo. Mi ha tolto della grava addosso pure. Guarite. È un po' un casino come strumento, come potete vedere, perché qua mi ha praticamente distrutto tutto. Mi ha quasi ucciso. Però permette di scavare molto rapidamente. Finiamo di raccogliere quello che ci è rimasto qua nei dintorni. Un'altra cosa che potremmo fare nel prossimo episodio, speriamo che me lo ricordi, se non me lo ricordo poi dopo ho tirato più le orecchie, sì. Se non dovessi ricordarmelo, una cosa è la torcia, perché la torcia è comoda per vedere anche nel buio, anche senza dover mettere sempre torcia. Qua in Minecraft non c'è il problema di Minecraft che se è buio spawnano mostri e quindi le torce servono qua tantissimo. Quindi non sarebbe male il fatto di avere una possibilità di vedere al buio senza doversi fermare tutte le volte.
sacco di cobblestone. Sì, qua con, ma in inglese si rischia di riempirsi l'inventario di cobblestone prima di... Prima appunto di trovare qualcosa di interessante. Perché il mining laser di per sé prende appunto tutto quello che c'è nei dintorni e te lo scarica nell'inventario, tutto quello che incontra, perché non c'è il drop come in Minecraft. Quindi, oh, ecco due loro, perfetto, mi piace questo. E, oh, questo è un altro diamante. Diciamo che